La sezione cittadina di Legambiente replica i regali della società Nuova Poseidonia sulla costruzione dell'ex New Orleans ed è pronta a denunciare. Secondo l'associazione ambientalista, la struttura sorgerebbe in un sito a rischio frana, come risulta nel piano di assetto idrogeologico e come si può evincere dalla mappatura sul geoportale nazionale. Presidente di Legambiente Bagheria Dintorni, Luigi Tanghetti, inoltre contesta l'esistenza di una nota rilasciata dalla direzione nona del comune, con la quale sarebbe stata condivisa l'istanza della società, ritenendo che quanto riportato negli allegati grafici è meritevole di accoglimento sia per le parti da demolire sia per le parti da mantenere. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno svolto una serie di servizi di controllo sul territorio, mettendo a segno importanti risultati. Attraverso posti di blocco hanno controllato oltre 600 persone e 500 veicoli, sanzionato oltre 20 soggetti per il mancato rispetto della normativa anti-Covid, in quanto in condizioni di non continuo isolamento non facevano uso dei prescritti dispositivi di protezione. 4 sono stati gli arrestati per reati di furto, ricettazione, resistenza e guida sotto l'influenza dell'alcol, 4 le denunce in stato di libertà e numerose le persone segnalate alla prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti. Nei pressi del circolo didattico Bagnera i militari hanno tratto in arresto un 27enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, che dopo averne danneggiato la porta d'ingresso si era introdotto nel plesso scolastico. Sventato anche un furto presso una ferramenta e sono finiti in manette un 35enne e un 20enne, entrambi palermitani e già noti alle forze dell'ordine, poiché avevano asportato materiale per oltre 3.500 euro. L'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica Smart Lighting attraverso azioni di relamping e la promozione di installazioni di sistemi automatici di regolazione è quanto prevede l'amministrazione comunale, che ha tra gli obiettivi primari la sostenibilità ambientale del proprio territorio. Nel programma dell'amministrazione comunale un servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e liquidificazione degli impianti di pubblica illuminazione attraverso il partenariato pubblico-privato e in particolare del project financing. Da domenica scorsa fino a sabato 13 febbraio, la farmacia che effettuerà il turno notturno a Bagheria è la farmacia dei Pilastri di Corso Umberto al Civico 90, telefono 091 93 21 05. La stessa farmacia durante questa settimana effettua il servizio tutti i giorni, non stop, 24 ore su 24. Proseguono i cantieri di lavoro dell'ANAS per il rifacimento del guardrail nel tratto tra Alta Villa Milicia e Trabia dell'autostrada A19, sia in direzione Catania sia in direzione Palermo. A causa dei lavori la carreggiata si restringe in diversi punti fino all'ingresso delle gallerie per Termini Merese. Si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza nelle vicinanze dei cantieri indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale. Un finanziamento di 2.977.000 euro è stato concesso dall'assessorato regionale al turismo per la riqualificazione del campo sportivo Fiorilli. Ne ha dato notizia il presidente del Consiglio Comunale di Casteldaccia, Maria Pia Di Salvo. Il finanziamento prevede il completamento del campo di gioco con la realizzazione delle tribune e la costruzione di campetti sussidiari per il calcio a 5.